Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di Arcos 79 Xenon, un tablet con diagonale 7.9 pollici, rapporto di forma 4 terzi e davvero tante caratteristiche tecniche, compreso un modulo telefonico completo 3G. Il design interessante, anche se forse già visto da qualche parte. Andiamo a vedere se nell'uso quotidiano rispetterà le aspettative. Cominciamo dunque a parlare di ergonomia di questo Arcos. Innanzitutto vi posso dire che la portabilità è davvero ottima, le cornici sono ridotte e sta benissimo anche nella mia mano che è piuttosto piccola. E il rapporto di forma 4 terzi si conferma quello ideale, a mio parere, per un tablet, e soprattutto perché permette di sfruttare bene la superficie del display e mantenere l'ingombro totale buono. Per quanto riguarda il peso, anche qui non dà problemi. Intanto vi parlo un attimo di touch and feel. Abbiamo questo metallo dietro che dona comunque un'ottima consistenza. Forse non è assemblato benissimo, nel senso i tasti qua ad esempio hanno un pochettino di gioco, ma comunque sono davvero piccolezze. Tutto sommato la qualità dei materiali e della costruzione è abbastanza alta. Vi parlo ora dell'autonomia. Ecco, l'ho acceso da poco e siamo già al 92%, e purtroppo la combinazione tra modulo 3G e comunque wifi e uso tablet generale non permette un'autonomia particolarmente elevata. Se usato come telefono, ho provato ad usarlo per una giornata come telefono principale, anche se obiettivamente è un pochettino strano utilizzare un tablet di queste dimensioni per fare chiamate. Ma comunque l'autonomia alla fine con questo uso non è entusiasmante, praticamente non ci permette di arrivare a fine serata con uso da smartphone, e ci permette di superare la giornata invece con uso tipico da tablet. Ma andiamo a vedere, visto che parlavamo di uso smartphone, come funziona a livello telefonico. E intanto vi dico che c'è la ricerca automatica in rubrica, proviamo a chiamare il 155 e vedere come si sente. Possibilità di registrare la chiamata. Aspettiamo un attimo che si colleghi. Ci sta mettendo un pochino, diamogli tempo. La ricezione c'è, che comunque rimane abbastanza buona. Ok, ho deciso di farci disperare come chiamata, riproviamo a tornare indietro e far ripartire la chiamata. Ok, via voce. Il servizio clienti Windpostrada le dà il benvenuto e le ricorda che la chiamata è gratuita solo per i clienti Windpostrada e per chi chiama da Refersista Telecom Italia. Allora, il volume è abbastanza elevato, ma avete sentito gracchia un pochettino, quindi la qualità non è comunque delle migliori. Anche a livello di tonalità è davvero piatto il suono, non abbiamo un minimo accenno di bassi. Dalle chiamate passiamo subito agli SMS, proviamo a scrivere un nuovo messaggio. Intanto vi faccio vedere la tastiera, che è quella standard di Android. Andiamo nel campo giusto. Ok, allora, a parte io che faccio errori anche perché comunque avendo le mani piccole e su un tablet non mi è facile scrivere, la tastiera è comunque reattiva e quella di Android è comunque una sicurezza. Avete sentito quanto è potente il volume del feedback sonoro? Lo è altrettanto quello di vibrazione, che ho dovuto togliere perché sennò non ci saremmo sentiti a parlare. Io provo ad abbassare un attimino il volume di sistema a vedere se riusciamo a sentirci meglio durante la recensione. Comunque, la tastiera non ha nessun problema e anche l'invio e la ricezione degli SMS non ha nessun problema. Dagli SMS passiamo alle email, andiamo a prendere il client email, che è quello standard di Android. Proviamo ad aprire un'email, a mostrare le immagini, e possiamo vedere come, nonostante il client sia quello di Android 4.2.2, abbiamo una visualizzazione completa della email. Sarà dato probabilmente dal rapporto di forma in 4 terzi. Andiamo a prenderne una di Amazon.
Amazon. Andiamo a vedere come, anche mostrando le immagini, l'email viene impaginata tutta in una schermata, anche se in questo caso abbiamo un pochino di problemi a livello di impaginazione. Ma comunque un client email che funziona bene a livello di sincronizzazione e anche a livello di visualizzazione. Non abbiamo riscontrato nessun problema per quanto riguarda l'email. Ora, passiamo ora a una parte dolente di questo tablet, la parte multimediale. Multimediale intendo acquisizione di immagini. Apriamo la fotocamera. Ecco, questo è il software della fotocamera, che riconoscerete quello standard di Android. Ma se io vado a prendere le impostazioni, possiamo vedere come ci sia solo la possibilità di impostare la risoluzione delle foto a 5 megapixel, sia per la fotocamera posteriore che per quella frontale, che adesso vado a farvi vedere. Come potete vedere hanno la stessa risoluzione, più che altro le impostazioni finiscono lì. Ecco, probabilmente è il software di fotocamera con meno impostazioni che abbia mai visto. Si può fare la foto panoramica, passare ai video, ma praticamente nient'altro. Possiamo, nei video tra l'altro, ci ritorno un attimo, vi faccio vedere anche le impostazioni, come sia possibile registrare al rallentatore, registrare la velocità, ma praticamente null'altro, compreso non poter scegliere la definizione video, che rimane una 640x480. Ecco, vi dicevo, nota dolente di questa reparto multimediale, per il semplice fatto che probabilmente se la camera non ci fosse stata sarebbe stato meglio. Non c'è l'autofocus e non c'è il flash LED. Proviamo a scattare un attimo una foto al nostro androidino. Ecco, lo scatto è abbastanza rapido. La foto a livello vicino all'obiettivo non viene malissimo, ma come possiamo vedere negli esempi va completamente a sfocare lo sfondo nelle foto con campo un pochettino più ampio. Qui proprio non è riuscita a mettere fuoco. Qui abbiamo visto come è a fuoco l'immagine, ma presenta questo alone. Scusate, vado a spegnere la chiamata. Eccoci di ritorno dopo aver risposto alla telefonata. Vi stavo parlando di qualità fotografica, qualità, come vi stavo dicendo, tra virgolette. Ecco, per quanto riguarda i primi piani o comunque vicini all'obiettivo, se la cavicchia, diciamo che può andare giusto bene per qualche scatto al volo. Anche per quanto riguarda i toni scuri, è davvero elevato il rumore video. Adesso non so se riuscite a vedere i riflessi, ma ho dovuto accendere un po' di luci perché oggi la giornata è davvero buia, vabbè, a parte selfie imbarazzanti. Allora, quindi la camera posteriore non raggiunge la sufficienza in praticamente nessun campo, così come quella anteriore. La qualità dei video, che potete vedere nella videoprova, nella prova che trovate nella recensione, stavo dicendo, rispecchia quella della fotocamera, anzi probabilmente è anche peggiore. Ve ne faccio vedere un accenno tornando un attimo nella galleria, che intanto potete vedere è quella standard di Android. Questo è il video girato con questo Arcos. Tra l'altro non posso riprodurlo con il lettore Arcos video perché sfalsa audio con video, mi rimane in ritardo l'audio e quindi devo usare per forza quello standard di Android. Ecco, come potete vedere non è per niente fluido, scatta molto, anche se l'audio acquisito non è così male. E di audio del tablet andremo a parlare poi successivamente. Ecco, per quanto riguarda la parte gaming, io ho scaricato Real Racing, che speriamo di riuscire a fare partire, perché come tutti i MediaTek quad core con GPU Power VRS GX 544MP, che non avevo detto nell'unboxing che vi invito ad andare a rivedere per tutte le caratteristiche tecniche del tablet, per le dimensioni, il peso e tutto ciò che riguarda aspetti puramente materiali. Adesso aspettiamo un attimo che carichi il gioco, sperando di riuscire. Intanto vi faccio vedere come il display renda abbastanza bene. Di display andiamo a parlare un attimo dopo, successivamente, quando vi farò vedere
il display nei video di prova e nella nostra applicazione di test. Intanto che si carica, vi dico che comunque a livello cromatico non è per niente male, e perde nella definizione, la definizione che è un HD, sì, e comunque praticamente ci permette di vedere i pixel anche ad occhio nudo, non nel caso che mi avvicini poi più di tanto per scorgere i pixel, anche se non dimentichiamoci che fino a qualche tempo fa le caratteristiche di tablet di queste dimensioni, te parlo di 7-8 pollici, vedevano tutti un display che si aggirava sulla risoluzione dell'HD, come in questo caso. Adesso il gioco è partito. Ci ha messo davvero tanto nel caricamento, aspettiamo che finisca e andiamo a vedere come gira. Intanto vi dico che devo abbassare il volume perché comunque l'audio, ripeto, è potente. Giriamo a sinistra, giriamo a destra, freniamo, dai, e cambiamo visuale. E siamo pronti a partire. Specchietti attivi, rileva una GPU potente, ma questo va ad inficiare le prestazioni di gioco che andiamo a vedere. Pronti? Ok, siamo partiti, cerchiamo di arrivare alla prima curva perché non vogliamo fare sconti a questo processore, a questa GPU. Ok, usciamo direttamente con il tasto home, piccolo ricarico ma niente di che, e vi dico che il gioco è sì giocabile ma non è certo una bella esperienza di uso. Torniamo quindi a parlare del display, apriamo la nostra applicazione di test e andiamo a vedere come la resa cromatica, come vi stavo dicendo precedentemente, ecco sono uscito perché ho schiacciato il tasto home, e la resa cromatica, come vi stavo dicendo precedentemente, è buona. Ho alzato la luminosità e vi posso far vedere come anche gli angoli di visione siano piuttosto elevati, anzi sono davvero ottimi come angoli di visione. Quindi un display che tutto sommato è buono, l'unico difetto che trova è nella definizione. Vi avvicino un attimo una scritta piccola per farvi vedere come comunque sia inevitabile vedere i pixel. Parliamo ora di browser web. Apriamo il nostro browser su cui si sta caricando il nostro sito, visto quanto è intelligente questo tablet. E bello, ripeto, il rapporto di forma 4 terzi che permette di visualizzare bene tutta la pagina, e nonostante la definizione bassa, anche a questo livello di zoom si riesce a leggere abbastanza bene il testo. Io spero riusciate a vederla, ma le luci non ci aiutano in questa giornata. Per quanto riguarda la navigazione web e l'esperienza d'uso, vi dico che comunque è fluido e non ha particolari problemi. Il doppio tap dovrebbe reimpaginare il testo. Riproviamo. Non collabora, fa uno zoom out, vabbè. Proviamo ad aprire un'altra pagina. Apriamo quella del Corriere, che è un pochettino più pesante. Aspettiamo il caricamento. Intanto possiamo vedere come il caricamento sia stranamente lungo, non è mai stato, avete visto come è successo in quello di Android Blog, come sia stato abbastanza fulmineo nonostante non fosse rimasto in cache. Ricordo che è un gigabyte di RAM che equipaggia questo tablet. Ok, la pagina non risponde, benissimo, chiudiamo, proviamo a riaprirlo per dovere di cronaca, andiamo a vedere di nuovo su il Corriere della Sera. È strano, perché comunque, ecco, ha avuto un attimo di defiance come al solito nel bello della diretta delle videoprove. Aspettiamo a parlare troppo presto? No, ok, ha caricato. Proviamo a vedere anche in fase di caricamento come sia abbastanza fluido il pinch e anche il pan della pagina. E devo dire che questo processore MediaTek si conferma buono nella navigazione web in generale, e questo display, nonostante la definizione non alta, rende davvero bene l'uso come navigazione web e browsing in generale. Usciamo un attimo dal browser web
E vi parlo di personalizzazioni software. Beh, personalizzazioni software che praticamente non ci sono. Abbiamo un file manager e alcune app preinstallate, come questo interessante monitor di sistema che ci permette di tenere sotto controllo, a parte la traduzione un po' macaronica dei menu, ci permette di tenere sotto controllo tutte le funzioni a livello di processore e occupazione di memoria RAM del tablet. E abbiamo poi la possibilità di comandare il tablet da un altro dispositivo, da un PC, con questo programma, alcune app demo e davvero poco altro. Come potete vedere, i demo di giochi. Il menu è quello di Android Stock con i widget qui. E già che vi parlo di personalizzazioni, vi mostro anche come qui abbiamo la tendina delle notifiche e qui i quick setting, da cui entriamo nelle impostazioni che vi faccio vedere come sono strutturate. Interessante la presenza dell'impostazione gestione SIM come tutti i MediaTek, ma non essendo un dual SIM, in questo caso possiamo solo andare ad impostare le informazioni riguardo alla SIM 1, ovviamente. Vi faccio vedere le informazioni sul tablet e la versione di Android, che è la 4.2.2. Speriamo in un aggiornamento che renda un pochettino più fluido il sistema, comunque già è buona la fluidità generale in questa versione di Android. E vi parlo ora di memoria. Andiamo a prendere lo slot di memoria. Qua potete vedere com'è formattata la memoria. Abbiamo 2 giga di archivio interno e 4 giga di archivio, quello che Arcos chiama archivio USB, ma che può essere impostato come memoria principale, quindi io posso andare ad installare anche applicazioni pesanti utilizzando tutta la memoria. Abbiamo poi la possibilità di mettere la scheda di espansione micro SD, come già detto, e addirittura dell'USB OTG, quindi quindi caratteristiche davvero complete per questo tablet, non manca praticamente nulla. Certo, la qualità un pochino ne risente. Andiamo ora a parlarvi di riproduzione musicale. E riproduzione musicale che possiamo aprire da questo lettore preinstallato di Archeos, e sentiamo come si sente il nostro brano di test. Alziamo il volume. Ok, allora l'audio è abbastanza pulito, molto più pulito rispetto al viva voce ad esempio, ma ne risente un pochettino la potenza. Probabilmente Arcos cerca di non storpiare il suono nonostante mettendo il volume leggermente più basso. I due altoparlanti sì, sono stereo, ma hanno una qualità davvero che appiattisce il suono. Come avete sentito, non vi sono di bassi. Andiamo ora a dare un'occhiata ai nostri video di test per farvi vedere cosa riproduce questo tablet. Partiamo subito da quello più pesante, che è il 1080p, ripeto, lettore di serie, perché quello di Arcos ci porta notevoli problemi. Ecco fatto. Proviamo a metterlo a schermo intero, se riusciamo. No, non possiamo con il lettore di serie. Come vi dicevo, colori buoni, e la definizione non va a penalizzare più di tanto la riproduzione audio e video. Legge anche l'MKV, che è questo qui, ve lo mostro subito all'istante. Come vedete, nessun problema. Non supporta il codec AC3 di questo nostro DVX, nonostante la riproduzione sia comunque fluida e senza minimo problemi anche a livello di ricerca. I neri sono da IPS, ma comunque sono abbastanza buoni. Ho trovato il sensore di luminosità solo un pochettino pigro. Consiglio una impostazione manuale della luminosità.
Oh, cosa dire dunque di questo Arcos 79 Xenon? Parliamo un po' di prezzo. Il prezzo è 199 € alla vendita per un tablet che comunque ha davvero tante caratteristiche tecniche. Ricordiamo l'espansione di memoria, il modulo 3G telefonico, per quanto possa essere inutile come telefono, ma comunque può essere utile per la navigazione web. Per quanto riguarda invece le prestazioni, a livello di UI sono ottime. Questo processore riesce a fare girare tutto davvero bene, anche complice il fatto di non avere la minima personalizzazione del produttore. E non riesce a far girare quelli che sono i giochi pesanti, ma comunque se la cava nei giochi un pochettino più semplici. Ottima la navigazione web, belli i colori. E, no, la definizione è un pochettino il lato negativo di questo display. E, comunque è consigliato a tutti quegli utenti che vogliono tutte le possibilità date dal sistema Android, dall'USB OTG ad esempio, e tutto ciò che porta in dote questo tablet. È consigliato da quelli che amano il rapporto di forma 4 terzi e che possono usare la navigazione web in mobilità con un tablet davvero ergonomico da portare e che non ha particolari problemi se non forse l'autonomia. Forse il prezzo è, dicevo, un pochettino sopravvalutato, soprattutto a livello dei componenti, come la fotocamera, ma che ripeto non è una discriminante, in un tablet. E quindi ve lo consiglio se cercate un tablet portatile con tante caratteristiche tecniche e con una buona navigazione web. Non è consigliato se cercate quella qualità di uso e di esperienza quotidiana che possono offrire altri tablet concorrenti come magari LG G-Pad 8.3 che sì, perde il modulo 3G ma obiettivamente offre tutta un'altra esperienza. Per questa recensione è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per AndroidBlog.it.